Salve a tutti ragazzi e bentornati qui con God of War. Ci siamo appena potenziati Lascia Leviatano da Brock. E ora io parliamo e vediamo due cose. Perché tuo fratello a metà marchio? Perché non ho più rapporti di lavoro con quel leccapiedi, capito? Se ce Voleva l'avete. sposare senza di me e lui lo stesso. Così l'unica cosa da fare era dividere in due il marchio 50-50. Anzi, mo dopo io possiamo parlare. Cosa su cui siamo stati d'accordo. Che? Vuoi che ti abbracci? Sparisci! Scusa. Fate molta Infatti. attenzione voi due! Le strade brulicano di orde di morti più del solito ultimamente. L'abbiamo notato. Hai idea da dove vengono? Sì. Forse non c'è più posto in Hel. O forse Odino fomenta disordini. O magari ci sono posti. Perché non glielo chiedi tu quando ti staccheranno la faccia a morsi? Allora staremo attenti. Fate bene. Se non ci deve dire nient'altro, e quindi direi di continuare. Potrebbe essere prezioso. Ah, non siete di maschera trovate uno di noi. Continuiamo per di qua, per di qua. Seguimi, Atreus. Arrivo. Vieni. È stato un piacere. Penserà un nome per la tua bestia. E se ti chiamassi grazie al cazzo? Ehi, grazie al cazzo, vieni qui. Ti dai, ma la puoi chiamare grazie al cazzo? No, scusa, allora. Ah, ok, siamo di nuovo qui. Siamo di nuovo qui. Mi hai lasciato solo. È vero. Persone a parte. Tutto il resto lo combatti. Finché non ti fermo, siamo morti. Capito? Giusto. Impegnati o torniamo a casa. Perché contro gli umani sarà un attimo mezzo bloccato. Sì, ma dove devo andare? Allora, non devo andare qua. Quasi continua, raga. Quasi continua. Scusate se faccio avanti e indietro, ma siccome già ci ho giocato di fretta l'altra volta. Oh, è questo? Gli occhi di Odino. Non bevi. C'erano gli orchi. I mortacci, ci osservo. No, sta cosa. Ma non possiamo tornare indietro qua. Ma invece sì, c'è stava la catena anche dall'altro lato. Occhi aperti laggiù! Questo può spaccarvi il culo! E là dobbiamo andare qua. Arriviamo da qua. Ok, apriamo sta cosa. Oh, aspetta, siamo di nuovo qui. Esatto. Esatto. Siamo di nuovo qui, ma questa volta andiamo a spaccare il culo a quella merda. Andiamo a spaccare il culo a quella merda. Dovremmo farcela. Spero. Speriamo. Gambe. Ecco come si fa a scendere. Vieni. E qui non ci andiamo, raga. Qui non ci torniamo, quindi proseguiamo. Siamo di nuovo a Brocca.
Vieni. È stato un piacere. Ma mo l'occhio di Odino l'ho preso o no? Bellissimo. Mi hai lasciato. Grande Brock. È vero. Persone a parte. Tutto il resto lo combatti finché non siamo morti. Capito? Impegnati o torniamo a casa. Aia. Ho capito. Bene. Di qua. Sembra invitante. Ui. Mi andrò da acciaio. Aspetta lì. Aspetta lì. Aspetta lì. Rimaniamo come pugni. Nero? Cosa ha preso? Aia!
Ma che erano quei pugni, li menavo. Sta dando da bassa, saliamo pure da qua. C'è sta altra roba qui. Se c'era una runa. Temevo non ci riuscissi. Non ci farò ammazzare. Idromele, sanguigno, necessario per mettere la rabbia. Se vado a cotto indietro, proseguiamo dritto. Di qua. Non sono mai stato così vicino alla montagna. Sembra enorme. È enorme. Vorrei che mamma la vedesse. Guarda che non lo riesce ad abbracciare. Andiamo. Non lo riesce ad abbracciare. Tu che c'hai? Bella scoperta. Grazie. Qua. Guarda lì. Che cos'è? Ehi. Guarda, ci sono delle rune sul lato. Cosa dice? In due, in tre o come siamo, sentirci soli non possiamo. Un enigma? Ci sarà un indizio. Go!
Sembra che quegli anelli debbano girare. Esatto. Non ora, però. Sicuramente non ora. Sì, sicuramente non ora, tocca davanti. Vedi? Gli anelli stanno girando. Torna giù. Quella parte va bene. Ottimo. Vedo le rune. Ragazzo, cosa dicono le rune? Oh, dicono famiglia. Non è un indizio, è la risposta. Sentirci soli non possiamo, no? Traccia le rune nella sabbia con il pugnale. Davvero? Kinslow. Che succede? Vivo. Brock mi piace, però mi piace di più andare via da qui. Andiamo avanti ora. Scusami. Forse ritornare qui, niente, sono credibile. Forse che okay. Ah, ce ne sono altri. Ragazzo, queste tracce. Un cinghiale? Forse. Lo troverò. Vai. Per un guerriero è importante essere sempre al massimo. Due.
arrabbiato, un coglione. Torna qui, ragazzo!
Fai così. Sarà nostra. Questa è l'abilità. Attacconi pesante, ottimo. Tieni certo, assortimento. Ragazzo, sento il tuo animale. Un cinghiale. Qui, cosa dice? Nornane? I fati. I fati non portano niente di buono. Ok. Direi prova di no. Ragazzo. Ah, interessante. Forse dovrei appuntarlo. No, indicatore appunti. Padre, sembra interessante. Da che parte? Non capisco cosa sta accadendo.
Sicuro non si fa così. Questa è una mira 3 su 3, ottimo. 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 Ok. E che facciamo? Andiamo qui oppure andiamo un attimo con questa. Perché se qui sentiva la bestia, il cinghialotto. Andiamo di qua. Vedere cazzo. Ah no, qui. Qui ci ho preso. Qui ci ho preso, sorry. Fa male. Ok, proseguiamo. Andiamo a cacciare sto cinghiale. Tira quando sei pronto e tendilo fino al petto, il cinghiale ha la pelle spessa. Ma l'avevo colpito, no? Sembra che la freccia sia rimbalzata. Sarà un cinghiale magico. Tu che ne dici? È il cinghiale più strano che abbia mai visto. Allora inseguilo. Stai pronto. Di nuovo loro. Qualcos'altro. Alcuni corpi sono quelli strane cose. Anche qui c'è un Draugr. Devono aver combattuto. Controllo più avanti. Ah, un altro.
erano proprio schiappi. Ehi, è oltre la colonna! Lo so. Gomito alto, mano ferma, rilassati, preciso e senza fretta. Sì! Non lo perdere. Ragazzo! Ehi! Dove sei? Presto, padre! L'ho trovato! Fa presto! Atreus! Aspettami! Atreus! Atreus! Sapevamo che fosse tu. No, è solo mio amico. Il ragazzo seguiva un mio ordine. Allora, dai una mano. Tieni premuto qui. Tieni, ho detto, perde sangue. È l'ultimo esemplare del regno e voi lo abbattete. È stato per fare. Pratica di tiro. Pratica di tiro? Mi dispiace tanto. Tieni ben premuto. È colpa mia. Dovevo tenerlo d'occhio. Morirà. Non lo permetterò. Tu, la freccia ha danneggiato un'arteria. Trova le estremità e tienile strette. A sinistra, afferra e stringi. Ora a destra, stringi forte. Così, ora uniscile e allineale. Sonna. Sei una strega. Io non posso curarlo qui. La mia casa è là, dietro quegli alberi. Ce lo porteresti tu. Non deve morire. Bene, sembra stabile e calmo per ora. Greida. Di qua. Quell'arco non è un po' troppo grande? L'ha fatto mia madre, per quando crescevo. Non ti ho mai visto qui. Le mancherà molto non averti a casa. Lei è morta. La portiamo sul monte più alto dei regni. Cosa? L'ho chiesto lei. Ehi! Mi dispiace tanto.
Eccoci. Vivi in un albero? Non dentro, sotto. Hamala! Guarda! È a posto! È buono? Ragazzo. Te l'assicuro, è buono. Molto buono. Veloci. Qua c'è la terra sul simbolo. Sapremente. Tienilo fermo. Vivi da sola? È meglio per me. Già, neanche a mio padre piace la gente. Ragazzo. Beh, è vero. Tienilo fermo, se no si farà male. Così. Tranquillo. Mi servono due cose. La radice rossa che cresce dietro la casa. Me ne porteresti un po'? Che altro? Io. Lo so che sei un dio. Non di questo regno, ma non c'è ombra di dubbio. Lui non lo sa, vero? Della tua vera natura. O della sua. Questo non ti riguarda. Gli dei di questi regni non sono gentili con gli stranieri, credimi. Io lo so. Quando ti troveranno, e lo faranno, ti renderanno la vita difficile. Il ragazzo vorrà delle risposte. Questo è un problema mio. Qualsiasi segreto sia, non lo proteggerai per sempre. Ma hai ragione. Questo non mi riguarda. Mi serve il crescione dei prati. È in giardino i petali bianchi. Solo una manciata. Bene. Crescione dei prati. Bello, bello, bello. Ragazzi, noi aiuteremo questa strega nella prossima puntata. Grazie per il tempo dedicatomi e alla prossima.